Andiamo a vedere adesso le alzate a Y, T e W eseguite a terra a pancia sotto. Il nome dell'esercizio viene dalla posizione che le braccia assumono rispetto al corpo, che dà la forma prima di una Y. Quindi, se voi vedete, posizionando le braccia così, insieme al mio corpo viene formata una Y. La seconda posizione è questa, quindi una T tra le braccia e il corpo, e la terza posizione è questa, quindi una W. Quindi quello che dobbiamo fare è sdraiarci a terra, a pancia sotto, da questa posizione, prima cosa, mani a Y, quindi con i pollici verso il soffitto, stringo i glutei e da qui, cercando di muovere solo le braccia, vengo su. Tengo 3 secondi, 1, 2, 3 e ritorno giù, non troppo stretto e non troppo largo, una via di mezzo. Quindi questo, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù. Per fare quelle a T invece, sempre la stessa posizione a pancia sotto, però questa volta allarghiamo le braccia e cerchiamo di posizionarle lungo le spalle, allo stesso livello delle spalle, quindi sempre fronte a terra, pollici verso l'alto e da qui su, 1, 2, 3, giù, su, 1, 2, 3, giù, su, 1, 2, 3, giù, cercando sempre di mantenere le braccia belle distese e chiudendo le scapole. Quindi non è solo sollevare le braccia, ma tenere le braccia sollevate, braccia distese e scapole chiuse. La terza posizione invece è mani a Y, quindi ci mettiamo prima in questa posizione, solleviamo le mani e spingiamo i gomiti verso i nostri piedi. Da qui scendo e vengo su, scendo e vengo su,